Primo quesito, simulazione del MIUR 25 gennaio 2016. Lampadina incandescenza 220 volt, assorbe potenza elettrica media 100 watt ed emette luce. La potenza media luminosa emessa è il 2% della potenza media elettrica assorbita, cioè il 2% di questi 100 watt. Ipotesi semplificative. Lampadina sorgente puntiforme. Emette uniformemente in tutte le direzioni. L'aria ha un effetto trascurabile. A 2 metri di distanza, calcolare intensità media della luce e valori efficaci di E e B. Le ipotesi semplificative sono adeguate alla situazione reale? Valutare qualitativamente differenze tra caso reale e soluzione ideale. La frequenza elettrica della rete è 50 Hz, per questo il testo chiede i valori medi, mediati su un periodo o su più periodi. La potenza luminosa emessa in media è il 2% di 100 watt, quindi sono 2 watt. La prima domanda, l'intensità luminosa, sappiamo che si calcola con la potenza emessa, sempre tutti i valori medi, diviso l'area della superficie sferica di raggio 2 metri. Il risultato, 1 su 8 pi greco watt al metro quadrato, sono circa 40 centesimi di watt al metro quadrato. Seconda domanda, i valori efficaci dei campi. Sappiamo che vale questa formula che lega l'intensità radiante alla densità di energia dislocata nello spazio dal campo elettrico e dal campo magnetico, che dislocano la stessa quantità di energia ciascuno e quindi possiamo utilizzare soltanto la densità di energia del campo elettrico raddoppiata. Sappiamo anche che questa densità di energia del campo elettrico vale un mezzo epsilon 0 per il campo elettrico efficace al quadrato. Infatti, il campo elettrico si comporta come se fosse costante, anziché oscillante a 50 Hz, e di valore efficace è 0 diviso radice di 2, dove E0 è l'ampiezza di oscillazione vera del campo elettrico. Ma a noi non interessa E0, interessa il valore efficace, l'ampiezza efficace di oscillazione, cioè il valore efficace come se il campo fosse costante. Quindi mettendo insieme tutte queste formule, questi passaggi, l'intensità media è ε0c per il campo elettrico efficace al quadrato. Ricaviamo il campo elettrico efficace al quadrato, ricordiamo che l'intensità media è 1 su 8 pi greco watt al metro quadrato, facciamo comparire con un piccolo artificio la costante dell'elettrostatica K0 che vale 1 su 4 pi greco epsilon 0 e quindi la formula finale per semplificare i calcoli questo sarà K0 diviso 2C watt al metro quadrato. K0 è un valore comodo, si ricorda a memoria, 9 per 10 alla nona newton metro quadrato su coulomb quadrato. Ecco perché ho preferito far comparire K0 invece di usare epsilon 0. Inoltre in questo modo il 4 pi greco è sparito dai calcoli. Poi diviso 2C, il risultato è 15 newton su coulomb al quadrato. Questo è il quadrato del campo elettrico del valore efficace, quindi il valore efficace è radice di 15 newton su coulomb, circa 3,9 newton su coulomb. Vediamo l'unità di misura. Newton su coulomb quadrato, metri al secondo e watt, joule al secondo. In metri quadrati si era già semplificato. Si semplifica a secondi al posto di joule newton per metro. Si semplifica anche il metro e quindi rimane newton quadrato su coulomb quadrato. Questo. Il valore efficace del campo B, induzione magnetica, basta dividere quello efficace del campo elettrico per C. Il risultato è circa 1,3 per 10 alla meno 8 Tesla, 13 nanotesla. Vediamo l'unità di misura. Newton su coulomb, metri al secondo, ma coulomb al secondo è l'ampere. Quindi newton su ampere metro è il tesla. Un altro modo per trovare il valore efficace del campo magnetico è di ripartire dall'intensità media e stavolta utilizzare la densità di energia dislocata dal campo magnetico anziché dal campo elettrico, quindi raddoppiare la densità media di energia del campo B, che vale 1 su 2m0 B efficace al quadrato, da cui, semplificando il 2, possiamo ricavare con la formula inversa B efficace al quadrato. Andiamo a sostituire mi0
la velocità della luce nel vuoto e l'intensità media 1 su 8 pi greco watt su metri quadrati. Dopo le semplificazioni il risultato è un sesto per 10 alla meno 15 tesla al quadrato. Vediamo come viene fuori tesla al quadrato, newton su ampere quadrato, metri al secondo, e al posto di watt joule al secondo metro quadrato. Secondi si semplifica, al posto di joule newton per metro. Un metro si semplifica, rimane newton quadrato diviso ampere quadrato, metro quadrato, quindi il tesla al quadrato. Questo era il quadrato del valore efficace del campo B, quindi il campo B, facendo la radice quadrata di questo valore, vale circa 13 nanotesla. La soluzione proposta dal Muir è simile, la potenza media emessa 2 watt, dividendo per l'area 4 pi greco r alla seconda si trovano i 40 centesimi di watt al metro quadrato che avevamo trovato prima, cioè questi. Poi si utilizza la formula dell'intensità media, questa formula che abbiamo trovato anche noi, eccola, da cui si trova il valore efficace del campo elettrico, 3,9 newton su coulomb. Per calcolare il valore efficace del campo B si divide per C il valore efficace del campo E, si trova a questi 13 nanotesla. L'ultima domanda era: le ipotesi semplificative sono adeguate? Valutare qualitativamente le differenze fra caso reale e soluzione ideale. Le ipotesi semplificative erano la presenza dell'aria trascurabile, la lampadina sorgente puntiforme e emette uniformemente in tutte le direzioni. L'aria a 2 metri soltanto non incide significativamente, nel senso che assorbe poca intensità luminosa. La lampadina come sorgente puntiforme non è una condizione reale perché il filamento ha un'estensione finita. Inoltre, la radiazione non è isotropa, cioè non viene emessa uniformemente in tutte le direzioni per colpa dell'attacco della lampadina nella parte inferiore, dove è il bulbo, cioè nella parte inferiore del bulbo.